Un saluto da Dottor Palmas, ti mostro un caso emblematico dei risultati che è possibile ottenere col nostro sistema denti fissi senza osso. Quello che vedi è la stessa persona, monitor, è la stessa persona, non sto scherzando, quella sulla sinistra è la stessa persona che vedi sulla destra. La differenza è che abbiamo ridato la gioia di vivere a questa persona con dei denti iperrealistici che poggiano su impianti non convenzionali e che permettono di nuovo alla persona di nutrirsi e avere una vita sociale. Questa era la situazione di partenza. Aveva una protesi mobile che agganciava sopra a dei perni metallici che erano incollati sopra delle radici. La parodontite che colpiva questa bocca aveva fatto perdere gran parte delle radici. Questa è la radiografia. Denti tutti in espulsione, delle dentiere mobili che incastravano sopra qualche radice e l'osso che pian piano negli anni si stava completamente riassorbendo. Immagina la vita sociale che poteva avere questa persona, immagina la difficoltà a relazionarsi con le persone e i suoi affetti. Questa è l'impronta che vedi sul palato delle protesi mobili che causano sul lungo termine anche lesioni spesso. L'osso molto sottile, difficile da riabilitare, e questo è il risultato che abbiamo ottenuto. Abbiamo ringiovanito la paziente di almeno 20 anni. Questi sono i provvisori montati sopra a impianti non convenzionali. In questo caso abbiamo posizionato due impianti zigomatici, un impianto pterigoideo e un impianto convenzionale. Questa è stata una chirurgia abbastanza complessa. L'osso era in condizioni pessime perché la dentiera negli anni aveva ridotto l'osso, quasi del 100%, non ce n'era più. Questo è uno di quei casi dove se ti hanno detto che non si può fare più nulla, è possibile ancora risolverlo. Devi solamente andare a cercare chi fa questo tipo di interventi di routine, come la nostra equipe. Nella parte inferiore abbiamo posizionato sei impianti, convenzionali. Sopra vedi gli impianti zigomatici da un lato e l'impianto pterigoideo, non è sempre possibile usare gli stessi impianti lato destro e sinistro, sta proprio lì la bravura dell'equipe chirurgica nel sapersi adattare in ogni situazione della bocca con le soluzioni corrette. L'obiettivo da portare a casa è avere i denti fissi usando tutte le armi che abbiamo a disposizione. Questo è il lavoro protesico che è stato realizzato, veramente delle protesi molto belle da vedere che si integrano in maniera naturale all'interno della bocca della paziente. E questo è il risultato che abbiamo ottenuto. Come ti dicevo, sono la stessa persona. Fai attenzione ai dettagli del viso, nota come sono cambiati anche i tessuti facciali che sono ora riempiti da queste arcate protesiche che simulano i denti perfetti, denti perlati, iperrealistici, repliche di denti reali che sono stati riprodotti roboticamente e inseriti in maniera avvitata, quindi non incollata, avvitata sopra gli impianti basali non convenzionali. Uno di quei casi che a me è piaciuto più di tutti, in quanto era un caso molto complesso, come avrei capito, a noi piacciono solo le cose complesse, che è stato risolto in maniera eccezionale dall'equipe chirurgica, sapendosi adattare ogni lato dell'arcata con delle soluzioni specifiche. Fai attenzione a chi ti propone tecniche semplificate, come la tecnica All on 4, All on 6 in casi di riabilitazioni estreme, perché questi sono dei casi che poi portano verso il fallimento, e quindi l'aver buttato dei soldi. Bisogna affidarsi a delle equipe che sappiano risolvere casi così complessi con delle tecniche di volta in volta adattate alla specifica del caso. Un saluto da Dottor Palma, spero che ti sia piaciuto quanto è piaciuto a me questo bellissimo caso.